Piuttosto di tradirla, morirei. Questo, ragazzi, ieri è stato il momento più bello della partita, il momento più bello del derby. Oggi, ragazzi, mi sono veramente svegliato con un mal di testa pazzesco. Perdere un derby è una cosa che fa veramente male. E a me non mi importa se è stata la Serie A, se è stata la Coppa Italia. Perdere un derby è sempre una cosa bruttissima. La cosa che fa veramente paura è che non riusciamo più a segnare. Contro la Juventus abbiamo giocato 0-0, vabbè, si capisce, a Torino non è facile giocare, tutto a posto. Pordenone, Pordenone, non so come cazzo si chiama, in 120 minuti non siamo riusciti a segnare, 0-0, è stata una catastrofe. Poi Inter-Udinese, 3-1 per l'Udinese, almeno abbiamo fatto un gol. Sassuolo-Inter 1-0, una catastrofe. E adesso è arrivato il derby, Milan-Inter 1-0, in 120 minuti non siamo riusciti a segnare contro Antonio Donnarumma, il portiere forse più scarso della storia del Milan, veramente una vergogna. Siamo stati capaci di non segnare un gol contro questo Milan, che è un Milan veramente vergognoso, in 120 minuti, pure Prignoli ce l'ha fatta di segnare contro il Milan, noi invece proprio di no. Questo, ragazzi, significa, se adesso non mi sbaglio, che negli ultimi 510 minuti l'Inter ha segnato un gol. Ma vi rendete conto? Una vergogna! Significa, se contro la Lazio, che io andrò allo stadio, vedete, qui sto in un'altra stanza perché sono appena arrivato a Milano. Noi non segniamo contro la Lazio, che può darsi perché abbiamo veramente un gioco molto prevedibile, significherebbe che per segnare un gol un interista deve aspettare 10 ore, 600 minuti per fare un gol. È veramente una cosa bruttissima. Il nostro gioco resta noioso e assolutamente prevedibile. È veramente sempre la stessa cosa. Giro palla senza creatività, poi la passano sulle fasce a Candreva, Icardi, e sperano che questi due si inventano qualcosa. E Perisic e Candreva invece la buttano nell'aria e sperano che Icardi può fare qualcosa. E questo, ragazzi, è veramente di una monotonia incredibile, e ormai tutte le squadre hanno capito come l'Inter gioca. Se parliamo un po' dei singoli, ragazzi, che vi devo dire, unica nota positiva per me è stato Cancelo in fase difensiva, ma soprattutto in fase offensiva, con una buona tecnica. Potrebbe anche giocare più avanti sulla posizione di Candreva. Cancelo mi è veramente piaciuto. Se parliamo della cosa più negativa per me è stato Joao Mario, ragazzi, lo dovete capire, non è colpa sua, lui non può segnare. Qui lui ce l'ha scritto nella DNA. Nella DNA, io non posso segnare. Non è che non voglio, non posso. Joao Mario non può segnare, non è capace di segnare. Ma non l'abbiamo preso per 40 milioni, c'era scritto nel contratto, lui c'ha la clausola. Non c'ha la clausola come Mauro Icardi, come altri, non so, mezzo miliardo, no. Lui c'ha la clausola, io non posso segnare. E ragazzi, non è stata solo questa partita, in tante partite, in situazioni clamorose, Joao Mario non segna, veramente un giocatore che non è capace di segnare. Si è visto in questa partita, stava 3 metri davanti la porta di Donnarumma, la poteva mettere un centimetro a sinistra, un centimetro a destra, no, cosa fa? Mette completamente su Donnarumma, e poi telecronisti hanno detto: ah, che bello, un paratone di Donnarumma, ma dove? Ma dove? Lo parava un palo, mettevi un palo, quello lo parava. Perché quella merda l'ha messo completamente in mezzo della porta. Veramente vergognoso, però ripeto, ragazzi, non è colpa sua. C'è scritto nel contratto, Joao Mario non può segnare. Ogni anno è sempre la stessa cosa. Se l'Inter si trova in una fase positiva, può vincere contro di tutti, vince, 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 e poi viene un calo totale. Così è stato anche l'ultimo anno, così è già stato con Mancini, è veramente sempre la stessa cosa. E ragazzi, la mia opinione, se queste cose si ripetono sempre, significa che questa squadra in testa non è a posto, veramente non è a posto. Dovrebbero andare dal psicoanalista.
Portati queste merde, Brozovic, Perisic, come si chiamano, si devono portare dal psicoanalista. Perché sicuramente hanno le capacità, uno come Perisic per esempio ha anche una grande potenzialità, ma basta che arriva un piccolo momento negativo e poi c'è un calo totale, c'è subito una grande depressione. E questo significa che nella testa questi giocatori non sono a posto, che vi devo dire ragazzi? Perciò, se vi ricordate, io avevo detto prima di Inter Pordenone, non so come si chiama, io avevo detto andiamo a vincere questa partita, mettiamo la prima squadra, perché io conosco la mia Inter, se noi facciamo una brutta partita, non l'abbiamo fatto perché siamo quasi usciti contro il Pordenone, significa che poi mentalmente viene un calo totale. Così è arrivato, da questa partita in poi l'Inter ha fatto solo schifo. Adesso non basta più Spalletti, il mago, adesso si deve veramente, deve venire un professionista ragazzi, deve venire un professionista che mette a posto questa squadra mentalmente, perché sono veramente depressivi, che vi devo dire? Poi si sa che in generale questa è una squadra mediocre, si sa, e spero veramente che quella, che questo Steven Zhang non si prende più centinaia di auto, butta i soldi, brucia i soldi, portaci adesso a gennaio 2-3 giocatori, basta parlare, la Cina, i comunisti, non possiamo spendere i soldi, basta, ci devi portare dei giocatori. Una cosa molto importante, se arrivano dei giocatori che hanno la potenzialità, che sono forti, io spero veramente che sono anche a posto nella testa, che stanno bene. Che vi devo dire ragazzi, sono incazzato nero e fa veramente male, ripeto, c'ho mal di testa. Perdere un derby è una cosa bruttissima, perdere un derby contro un Milan schifoso fa ancora più male ovviamente. Però ripeto, prima di tradirla morirei, perciò io sono qui, sono a Milano, ci vedremo adesso contro la Lazio, partita importantissima, speriamo che segniamo, perché se non segniamo significa che in 10 ore abbiamo fatto un gol e questo non può essere ragazzi. Che vi devo dire, sola non la lascio mai, sempre forza Inter, mandate tutti questi giocatori da un psicoanalista, perché veramente stanno malissimo, non è una cosa normale questi cali sempre che arrivano, che è una cosa ripetitiva, non può essere ragazzi. Alla prossima ragazzi, sempre forza Inter, ciao.